È uno degli investimenti privati più consistenti avvenuto almeno negli ultimi 10 anni su di una proprietà comunale, lo Chalet delle Rampe oggi The Lodge, un locale che vuole giocare sulla creatività culinaria e sul design internazionale. The Lodge e Jungle sono due locali che nascono in quello che tutti i fiorentini conoscono come lo Chalet delle Rampe. Jungle sarà una realtà, un cocktail bar con street food fusion e diverse lounge areas e salotti. The Lodge invece sarà un ristorante fine dining con clubbing e con entertainment ogni sera, un format internazionale di divertimento, di cucina, di cultura, di design che finalmente sbarca a Firenze. Tre i soci imprenditori, Tommaso Corsini, Lorenzo Segre e Niccolò Manetti, che hanno unito le forze e dato vita a questo progetto. Sì, noi dovevamo normalmente aprire l'anno scorso, nel 2020, abbiamo ovviamente a causa della pandemia dovuto fermare il cantiere e riprendere all'inizio della seconda ondata e in maniera del tutto incosciente abbiamo deciso di raddoppiare la scommessa, per cui questo sta diventando, anzi è diventato, uno dei più importanti investimenti privati su un bene di proprietà del comune che è stato fatto a Firenze probabilmente negli ultimi 10 anni e un recupero architettonico e paesaggistico molto importante per la città e per tutta la zona del piazzale Michelangelo e delle Rampe.